È stato presentato questa mattina presso Palazzo Stagliano di Chiaravalle il progetto Laboratori al femminile, trame di donne, voluto fortemente dall'assessore comunale Bruno Santoro. Sì, questa mattina parte appunto la presentazione del progetto Trame di Donne. Questa amministrazione ha fortemente voluto, ringraziamo la dottoressa Parrotta che è qui con noi questa mattina e tutti i partner che fanno parte di questo progetto che in definitiva fa capo al progetto REI, Reddito di Inclusione. L'amministrazione con questo progetto vuole lanciare una sorta di seme su questo territorio rivolto alle donne per far sì che possano effettivamente riunirsi e quindi mettersi in gioco attraverso e arricchire nei lavori che si andranno a fare di gruppo i partecipanti con le loro competenze, le loro conoscenze. E quindi siamo contenti di poter dare questo supporto alle nostre donne del territorio e sperando appunto in una partecipazione massiccia. Sì, io sono molto soddisfatta di essere qui oggi a Chiaravalle, che è uno dei comuni facenti parte dell'ambito di Soverato, che è poi il comune capofila del distretto. Rappresento la Innotec, che è la società che ha preso in gestione e coprogettazione con tutti i comuni questo progetto, il progetto Poli Inclusione, ricordiamoci, che è rivolto ai beneficiari della misura REI e prossimamente ai beneficiari della misura del reddito di cittadinanza. Questo progetto oggi parte dall'iniziativa dell'equipe multidisciplinare che prende in carico soprattutto le donne e ha come obiettivo quello di fornire un supporto psicologico proprio a queste donne che fanno parte dei nostri utenti. E siamo molto entusiasti di portarlo qui perché si tratta della seconda edizione di questo progetto, quindi abbiamo avuto una grossissima richiesta e speriamo, insomma, di fare contente la popolazione.